Sono 31 i pannelli che costituiscono la mostra Il Rinascimento dei Bambini, allestita a conclusione del percorso progettuale Scuola e Volontariato del Centro Servizi per il Volontariato d'Abruzzo. Da oggi 5 maggio all'11 maggio, nell'androne della provincia di Chieti, sarà possibile visitare l'esposizione curata da Mariella Carlotti, che ricostruisce e celebra i 600 anni della fondazione dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze, un'opera sociale tuttora attiva nell'accoglienza dei piccoli orfani abbandonati, dedicata ai bimbi ucraini. La mostra, presentata nel 2019 in occasione del meeting di Rimini dal banco farmaceutico, è stata aperta al pubblico nei locali della Fondazione Pescara Abruzzo fino al 30 aprile e da oggi fino all'11 maggio nella sala della provincia di Chieti in corso Marruccino. Casto di Bonaventura, presidente CSV Abruzzo. Questa iniziativa viene al termine di un progetto che riguarda le scuole, esattamente le scuole superiori. Scuola e volontariato in sostanza, cioè la possibilità di far conoscere ai giovani le esperienze di volontariato. A Pescara il titolo è Io tu volontari e a Chieti cosa mi gira intorno. Sono due progetti che fanno parte però dello stesso nucleo progettuale e chiaramente hanno un termine questi progetti che normalmente arriva con la fine dell'anno scolastico e al termine di questo progetto c'è un evento o un momento di incontro con il quale cerchiamo di far avvicinare i ragazzi all'esperienza del mondo del volontariato. E questa mostra racconta la storia di un mercante, un certo Francesco Di Marco Datini, che rimase orfano a 13 anni e da lì iniziò una strepitosa carriera di mercante ad Avignone. Addirittura si dice che inventò la prima holding perché sostanzialmente aveva agenti di cambio sparsi in tutta Europa e anche nel mondo. E lui, al momento della morte, lasciò un piccolo dono, 1.000 fiorini d'oro, che era una parte infinitesima del suo patrimonio, perché fosse iniziata un'opera che raccogliesse i bambini abbandonati dalle famiglie alla nascita. Questo perché lui stesso era stato orfano, perché nel 1348 la peste aveva portato via tutta la sua famiglia. Ci è sembrato che quest'opera, che dura da 600 anni, sia proprio un esempio di lungimiranza, di attenzione e di lavoro della comunità.